Ciao a tutti, oggi ho deciso di filmare un nuovo video e sono super contenta perché l'ultimo video che voi avete visto sul mio canale risale a tipo dicembre, in realtà l'avevo già registrato e non vedevo l'ora di tornare a filmare qualche cosa. Ho deciso di tornare con questo video che sarà quello dei preferiti di gennaio, sperando che sia un nuovo inizio e che la mia programmazione video sia leggermente messa meglio. Cercherò di mettere in programma anche tantissimi nuovi video per voi e per migliorare sempre di più il mio canale. Quindi direi di non farvi annoiare troppo e di incominciare con il video reale, ovvero a mostrarvi quali sono stati i miei preferiti di gennaio. Il primo in assoluto è un film e penso che sia il film più chiacchierato dell'ultimo periodo. Penso che ormai anche i muri sappiano di che film stiamo parlando, ovvero 50 sfumature di nero. Io sono stata a vederlo al cinema venerdì sera, oggi è domenica, quindi 2 giorni fa. Premetto che non avevo neanche mai visto il primo. In realtà non ci sarei mai andata a vederlo se mia sorella non avesse prenotato. Praticamente mi ha tirato su di peso e mi ha portato al cinema a vederlo. Ma devo dire che ne valsa davvero la pena, mi è piaciuto un sacco. In realtà non si vede nulla di così tanto spinto o strano, nel senso, è più che altro mi è piaciuta molto la trama e la storia. È una storia d'amore un po' strana. È molto carino come film, a me è piaciuto molto e l'ho trovato molto carino, ma anche molto particolare, molto innovativo, perché non è la classica storia d'amore segnalata, sdolcinata, dove lui ama lei ama lui, ma poi per qualche ragione si lasciano alla fine del film, tornano insieme, fanno i figli, si sposano, no. E tra l'altro il finale mi ha lasciato molto il concetto sospeso, perché alla fine non si è ben capito come è finito, nel senso che si vede un personaggio che fa un'azione e poi dopo però finisce il film, parte la sigla, quindi secondo me ci sarà sicuramente un seguito, ma quasi sicuramente. Io non sono un'esperta del film 50 sfumature proprio perché l'uno non l'ho ancora visto e quindi voglio subito andare a vedermelo, magari da qualche parte, o comprarmi il DVD. Se non siete ancora andate a vederlo, avete più di 14 anni, di 16 anni credo, andate a vederlo perché è davvero bellissimo. Mi è piaciuto davvero tantissimo, vabbè, ovviamente l'attore maschile, ovvero quello che interpretava Christian Grey, è davvero un bellissimo ragazzo, non si può negarlo perché è veramente bello. Anche l'attrice è molto carina. Ho 2 prodotti da consigliarvi. Io continuo a ruotare sulla sedia, convintissima proprio. Uno è questo qui di Maybelline ed è il Dream Cushion, che è un fondotinta cushion con SPF 20, io ho il 10 Ivory, ed è questo fondotinta appunto cushion di Maybelline. All'interno c'è uno specchietto pure sporco, potevo anche pulirlo prima di farvelo vedere, una spugnetta e quando si apre c'è appunto la parte cushion. Se vi interessa il fondotinta che sto indossando in questo momento, perché è il mio fondotinta del periodo, è proprio questo, e come durata e tenuta vi posso dire che comunque è un fondotinta molto molto leggero, quindi molto leggero, non è pesante. Allo stesso tempo crea un buon incarnato perché, come vedete, non dovrei avere macchie. Ho un brufolo, ma ho un brufolo da tipo cioccolata qua sul mento. Spero che si sia abbastanza coperto, però non lo so. Però in ogni caso è riuscita a coprirlo. Io ho messo un po' di correttore, pochissimo. Ho tamponato questo qui e mi è piaciuto molto. Il prezzo è molto basso perché è di Maybelline e quindi ve lo consiglio. Soprattutto se cercate un fondotinta abbastanza leggero, non troppo coprente e che costi poco. Quindi ve lo consiglio. Mi è piaciuto davvero tantissimo e poi il packaging è anche molto carino. Il secondo preferito è questa palette qui, che è della Makeup Revolution ed è l'Ultra Blush Palette di Golden Sugar Chew Rose Gold. Questa palette è una palette di blush illuminanti, me l'ha regalata la mia amica Bea, che ormai conosco anche tipo i muri della mia stanza e pure i vostri, e me l'ha regalata per Natale, ed è questa qui. È super super bella, indosso l'illuminante in questo video, e non so se lo notate, si vede molto. Io ho indossato questo colore qui, il primo qua, ma anche tanti altri colori che devo ancora provare bene. Davvero davvero ottima, è la mia preferita. Penso che qui dentro ci siano gli illuminanti che amo di più in assoluto. E ora il prezzo io non ve lo so dire perché non l'ho acquistata io, penso che l'abbia acquistato online sul sito di Makeup Revolution o su siti che rivendono questo marchio. Come cibo io ho un problema serio con questi, che sono i Gagusera 0 grano, crackers integrali con riso soffiato, senza olio di palma, senza glutine. Sono questi qui. E ora penso che questo sia l'unico prodotto che è quasi assurdo, che praticamente
Vedete la foto dei crackers? Ecco, all'interno sono davvero così nella confezione. Questa confezione è vuota perché li ho mangiati tutti, ne ho tipo altri 3 o 4 nella dispensa. E io amo questi crackers e li amo alla follia. In più sono anche integrali, non dovrebbero far ingrassare. In teoria, in pratica non lo so. Passiamo all'abbigliamento. E il primo preferito è questa qui. È stupenda. Ed è una camicetta. Ora cerco di farvela vedere bene, ma la vedo dura. È una camicetta. La vedete? Aiuto, è impossibile mostrarvelo. È una camicetta che ho comprato da Primark, che l'ho presa, ecco così, piena di strass, e dietro invece è fatto con questa specie di raso, non penso sia raso, e io la amo da morire. Praticamente io l'ho comprata prima di Natale, ma magari la trovate ancora, io non ne sono sicura, e io l'adoro, l'ho messa diverse volte ed è davvero bellissima, in più è bella collata, quindi non è neanche troppo volgare, insomma, di solito magari troppi strass con troppi scolli non è che vanno molto d'accordo. Poi, altro preferito, e non posso non citarvelo, è molto semplice, ma allo stesso tempo mi fa impazzire, è questo pellicciotto qui, che sopra è comunque fatto a pellicciotto, mentre finisce tipo una felpa, infatti qui ha le maniche a felpa e anche qui sotto. È sempre un pellicciotto di Primark, che questo mi era stato regalato per Natale da mia mamma e lo sto adorando, lo sto mettendo sempre. Quasi sicuramente l'ho trovato ancora, per questo ve l'ho messo nel video perché mi fa impazzire. Un altro preferito, e qui fino all'ultimo sono stata indecisa se mostrarle oppure no, perché dicevo, ma qui qualcuno mi dà della psicopatica, perché comunque non è normale promuovere dei calzettoni, ma tipo... Queste calze io le adoro e non posso vivere senza. Sono delle calze che appunto ho preso da Primark, anzi mi sono state regalate sempre a Natale da mia mamma. E sono queste calze qui di Primark, fucsia, con questi ricami bianchi. Io le trovo bellissime e caldissime, cosa importante. Io ho sempre i piedi ghiacciati e quindi ne avevo proprio bisogno. E ultimo preferito, questo mi è stato regalato da un mio amico che si chiama Daniele. È questo portafoglio qui di Stradivarius, ed è questo portafoglio super, iper, mega glitterato rosa. Io adoro il rosa e adoro i glitter, penso si sia potuto capire da qualche piccolo indizio, da qualche parte, così a caso, ma magari non l'avete ancora capito. Quindi ve lo dico, io amo il rosa e amo i glitter e quindi amo questo portafoglio. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, i preferiti del mese di gennaio sono finiti qui. Fatemi sapere qui sotto che altri video volete vedere sul mio canale. Io ho qualche idea, però così voglio accontentare anche voi, quindi fatemelo sapere qui sotto. Spero di editarlo presto e di pubblicarlo il prima possibile. Se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete un like e iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!